Stiamo cercando insomma gli altri quattro ragazzi e quindi contiamo di avere notizie in un prossimo futuro. Quattro sono ancora in fuga, due sono stati rintracciati quasi subito. L'ultimo, convinto dalla sorella, si è costituito nelle prime ore di stamattina. È stato questo buco nell'angolo che ha fatto scappare questi sette ragazzi. Sopra c'è nata una certa agitazione, di porte sbattute. All'evasione del giorno di Natale dal carcere minorile Beccaria, periferia sud di Milano, è seguita una sommossa interna di alcuni detenuti che hanno appiccato il fuoco nelle celle. Quattro gli agenti intossicati ricoverati in ospedali. Rientrate le tensioni, è arrivata subito la risposta dello Stato. I responsabili sono stati trasferiti nella notte nel carcere minorile di Bari. Noi stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per cercare di affrontare queste criticità che insomma derivano anche dall'emergere di queste nuove forme di devianza giovanile. Droga, disagio psichico, l'abbandono delle famiglie, i problemi dei ragazzi che si trovano in strutture come il carcere minorile Beccaria sono aumentati, ma manca il personale, mancano i mezzi e le risorse per affrontarli. Le risorse sia nella struttura detentiva sia nelle comunità. Le comunità chiudono proprio per mancanza di educatori. Due inchieste di procura, dipartimento della giustizia sono già partite, ma la sfida più importante sarà quella di far luce sulle lacune croniche del sistema carcerario minorile e trovare le risorse come personale, educatori e comunità per garantire un recupero di questi ragazzi.